Ok, c'è stato qualche problemino. Dove ci porta? Accendiamo la torcia, che c'è anche la torcia da quanto è figo. Checkpoint? No, quindi stiamo attenti a non morire. Più avanti vado e più mi intriga sto cazzo di demo. Peccato che sia una demo. Chissà se la Square Enix sa, è al corrente di questo. Dovrebbe essere la cosa che odio di più al mondo, che non vi auguro a nessuno di poterli vedere: i fottuti ragni. Ora qui mi sembra che dovremmo salire le scale. Qui c'è una scala. Sì, sono i ragni. Cazzo, carichiamoci. Bastardi. Io li odio. Ok, abbiamo la chiave per uscire. Cazzo, via via. Otto di ragni. Ah no, qui si torna indietro. Via 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 via. Che poi quanto cazzo di danno che ti fanno? No. Via. Via. Ok, ho cura. Bisogna fare così. Molto attenti. L'equilibrio in stile vecchio Lara Croft. Che fai? Mi mira mentre salta. Mo' il caricamento di 10 minuti. Soltanto per dirti quanto sono felice. Ok, stiamo più attenti. Perfetto. E poi cazzo, una demo dura così tanto?
ben fatta poi, eccellente come fangame. Ecco, questa è la chiave arrugginita che ci serviva prima, se no dovevamo tornare indietro. Ed erano casi. E mo succede il bello. Siete pronti? Via. Stanno scendendo il tetto con le spine. Ci è fatto benissimo, porca puttana, un vero gioco. Accendiamo una fiala. L'ho buttata un'altra. Vai Lara. Un po' lagga. E ora devo andare lì. Cazzo. Ragni di merda. Buttiamo sto cazzo. Via. Che fai? Non ti azzardare. Ah già, no, dobbiamo scendere. Fottuti ragni brutti, figli di puttana. Ma quanto cazzo sono brutti sti ragni. Adesso? No, perché mi sa che qui c'era un segreto, non era un percorso da fare. Vediamo. Cioè, in un fangame si sono permessi anche di mettere zone dove prendere oggetti. Cioè, fighissimo. Carichiamoci la vita. Ora. Ok. Scappa Lara. Essendo che stiamo facendo Tomb Raider. Ok, ora inizia il bello. Siamo pure, diciamo, vicini alla demo. Alla fine della demo. E io per capire come si fa ci ho impiegato mezza giornata. Questo lasciamolo qui, tanto per mo non ci dovrebbe servire. E checkpoint fu. Non serve un cazzo sta porta, quindi è inutile farvela vedere. Dobbiamo riabbassare questo meccanismo, poi scendere, farci un po' male. Dopodiché muci attenti, così, che culo. Io pensavo che dovevamo andare lì su. Invece no. Chissà se lo finiranno sto pezzo di gioco, è figo. Abbiamo sbloccato la porta vicino al pulsante del meccanismo. Dopodiché, dopo averlo alzato, si fa così, e alzandolo abbiamo la possibilità di proseguire da questa parte. Ok,
Dopodiché si sale qui su, si scende, ci si gira, ci si salta. Dopo saltato si torna indietro immediatamente. E abbiamo rotto la facciola, diciamo la ringhiera, là, come la possiamo chiamare. Qui scendiamo, ok, e questo ammasso lo andiamo a gettare di sotto. E vai, ecco qua, abbiamo bucato il pavimento, ora dobbiamo scendere. Non proprio così, non proprio così. Ma c'è il caricamento di 3 ore. Ok, possiamo anche scendere da qui, mi ha anche portato fortuna da questa parte, quindi si scende piano piano, ok, e si fa questo percorso, attenzione, no, si scende, e qui come cazzo si faceva qui? Ah, così, eccoci qua, qui si fa così. Così. Ok, minchia, però tutto, diciamo, bisogna fare quello che ti indica il gioco, se no se pensi di fare diversamente perdi. Ok, checkpoint, siamo giunti quasi. Merda. Ok. To be continued. Abbiamo finito questa demo di Lara Croft, progettato il direttore Nico Bass. Un grande compositore anche musicale di un copy straordinario. Cioè, musica fedelissime a Lara Croft, My Menu. Ringraziamo tutti, sì, davvero bravi, complimenti, spero che portano avanti questo progetto, spero vi sia piaciuto, a me un casino, è stato diviso in 2 parti, quindi poi qui c'è la, credo sia la mansion di Croft, però non è sbloccata perché non c'è il gioco completo, comunque è fatta veramente bene. E niente, ci vediamo in un prossimo fangame o in un prossimo video qui da The Gamer, alla prossima, ciao!